Io sono Alessandra e questo è il mio canale YouTube. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere le novità. Se avete perso i precedenti tutorial, li trovate facilmente nelle playlist dedicate. Benissimo, ragazzi, allora, come vedete, oggi abbiamo una stanza. Innanzitutto, bentornati dalle ferie. Per chi è tornato, è fortunato chi ancora è in ferie o magari ci sta andando. Allora, riprendiamo, dicevo. Abbiamo una stanza. Che cosa andiamo a fare oggi? Oggi andiamo ad utilizzare la mensola del gioco base, l'Immacolata, e la utilizzeremo in diverse modalità. Così vi farò vedere quanti modi ci sono per sfruttare questa mensola. Oggi ne vedremo quattro. Se siete interessati, ovviamente non esitate a contattarmi sia nei messaggi, scusate, sia sotto la descrizione al video, nei commenti e sia in privato su Messenger. Allora, io direi di cominciare subito, quindi oggi vedremo quattro esempi di come utilizzare la mensola immacolata. Io utilizzerò anche la tool, quindi diciamo che è un tutorial un po' misto. Ovviamente troverete tutte e quattro le stanze caricate in galleria complete. Io vi farò vedere in questo tutorial solo cosa andiamo a costruire, poi le troverete comunque complete e rifinite in galleria. Quindi, partiamo subito con la prima stanza. Ok, allora, come avete visto dal titolo, qua andremo a creare una bar table, ossia una sorta di tavolo, non una sorta, un tavolo vero e proprio, però fatto tipo un bancone del bar, ok? Allora, ci serviranno due cose, tre cose. Ci servirà un tavolo alto, o potete decidere anche di utilizzarlo più basso, non è un problema. Ovviamente tutto quello che io sto andando a fare lo potrete tranquillamente replicare anche solo con il gioco base. Ok, allora io prendo questo di università, lo posiziono al centro tra le due finestre in questo modo, dopodiché vado a prendermi proprio la mia mensolina, questa qui, e ingrandisco e vi metto al lato i tasti da utilizzare, i trucchi che dovete inserire per poter costruire, diciamo, al meglio, e anche i tasti da utilizzare, come potete vedere, insomma, dal banner rosso che passa. Ok, allora spostiamo un pochino questa in questo modo. Ok, vedete, è messa proprio veramente a filo filo con il tavolo, eh? Perché ovviamente poi la mensola prenderà il posto del tavolo. Quindi abbiate un pochino di pazienza. Ovviamente non faccio nessuno speed build perché questo dobbiamo proprio vedere come si va a creare. Poi vado a prendermi gli sgabelli. Allora, io metto questi, ma voi, vi ripeto, potete utilizzare anche quelli del gioco base per chi non ha, insomma, tutti i pacchetti, o magari utilizzare qualche altro pacchetto. Allora, questo che faccio? Lo vado a rimpicciolire in questo modo. Ovviamente lo sposto in modo tale che gli sgabelli risultino più vicini alla tavola. E praticamente è finita. Andiamo leggermente a rifinire, quindi io mi sono preparata già qui queste travi che le trovate nel debug, ok? Le vado a posizionare qui. Questo serve ovviamente per rendere sì più rifinita insomma il mobile che abbiamo fatto, ma anche per renderlo più verosimile, un po' più credibile, ok? Perché insomma dà la sensazione che sia fissato a queste travi. Ok, dopodiché che cosa faccio? Ora io questo tavolo lo farò sparire con la tool. Voi però potete camuffarlo con qualunque altra cosa, un cestino, un puff, qualunque cosa. Quindi io vado ad attivarmi la tool con Shift più T, seleziono il mio tavolo, faccio scala e vado a rimpicciolirlo. In questo modo non lo faccio sparire completamente perché mi servirà per dare poi le azioni al sim, okay, per magari mettersi seduto, mangiare, fare qualunque cosa. Vado a impostarmi di nuovo il gruppo come attivo e poi chiudo la tool. Come vedete, il tavolino sta qui, è microscopico, però c'è. Ok, allora vi faccio vedere. Scusate. Ok, ecco qua.
abbiamo creato la nostra bar table. Come potete vedere è carinissima, semplice, semplicissima. I sim la utilizzano, quindi assolutamente funzionale. Vi ricordo che la trovate in galleria insieme anche alle altre quattro stanze che andiamo a vedere, ma direi di non perdere tempo e passare direttamente alla prossima stanza. Ok, allora, ecco la prossima stanza. Allora, come potete vedere, diciamo che è una sorta di studio, e in questo studio andremo a ricreare una scrivania ad angolo. Andremo a posizionarla qui, diciamo che è uno studio per un ufficio. Ok, quindi cominciamo subito. Prendiamo un tavolino, quindi diciamo che si parte praticamente sempre dal tavolino. Oggi sarò un po' meno colloquiale con voi perché sono concentrata nel farvi capire bene come si fanno queste cosine. Quindi, allora, posizioniamo il nostro tavolo, andiamoci a prendere la nostra mensolina, la ovviamente ingrandiamo con il solito tastino che vedete sempre al lato dello schermo, ok, in questo modo, e andiamo a posizionarne un'altra proprio per formare appunto un angolo. Cerchiamo di diciamo farle combaciare il più possibile, mi raccomando. Ok, attenzione anche, ok, in questo modo qui, perfetto. Questa la spostiamo leggermente in qua. Ok, per fare questo lavoro ci vuole solo un po' di pazienza. Non abbiate paura e provate e riprovate. Ecco qua, ok. Dopodiché andiamo a prenderci questo comodino qui. Ripeto, per chi ha solo il gioco base può utilizzare veramente qualunque altra cosa. Allora, questo lo mettiamo qua, in questo modo, come se praticamente la scrivania venisse sorretta da questi comodini. Ne mettiamo anche un altro qui, così, in questo modo. Ok, e andiamo a metterci anche questo. Ops. Allora, per farvi questi tutorial, allora, siccome spesso e volentieri nei miei tutorial, nei miei speed build soprattutto, io utilizzo molto questo metodo della scrivania fatta con le mensole, queste qua del gioco base, con l'Immacolata, e molti di voi mi hanno chiesto di farlo proprio vedere bene, ok? Far vedere bene come si fa. Quindi diciamo che ho preso anche spunto da un tutorial che avevo visto un po' di tempo fa, proprio sull'utilizzo di questa mensola, e un po' ovviamente ci ho messo del mio. L'altro tutorial ovviamente era in inglese, quindi diciamo che, come sapete, potrebbe capitare che io vi riproponga dei tutorial che magari sono in inglese e ve li riproponga in italiano per agevolarvi. Ok, quindi abbiamo preso il nostro computer, andiamo ovviamente a rimpicciolire il tavolo in questo modo. Ah, dobbiamo spostare leggermente più sotto la mensolina, quindi facciamo così e andiamo, ok, finché non compare la tastiera, eccola qui, perfetto, sì, e anche qui andiamo leggermente ad abbassare, ok, in questo modo. Allora qua andiamo a sistemare meglio, ok, perfetto, assicuriamoci che non esca dall'altro lato, e anche qui abbiamo creato il nostro angolo studio, magari per un ufficio. Ovviamente io vi ripeto che troverete tutte le stanze in galleria complete di accessori, ok? Quindi ora io vi faccio vedere proprio solamente quello che dobbiamo andare a costruire. Intanto rimpicciolisco anche questo,
così almeno lo togliamo, ma in questo caso tra l'altro potete andare a nascondere il tavolino rimpicciolito ancora meglio, perché diciamo che sotto la scrivania mettete magari una panchetta, può sembrare una sorta di poggiapiedi, quindi assolutamente non c'è problema se non utilizzate la tool. Ok, allora abbiamo fatto anche il nostro studio, spero che vi piaccia, poi insomma ve lo rifinisco ovviamente, e direi di passare quindi alla prossima stanza. Ok, come avete visto dal tavolo, andiamo a creare, scusate dal titolo, andiamo a creare una laptop desk, ok, nel senso una piccola scrivania per un computer portatile. Quindi diciamo che potrebbe essere inserita sia in uno studio tipo questo, in un salone, uno studio di casa magari, oppure in una camera da letto o in una camera per bambini magari che è molto piccola, oppure in una mini casa, quindi quando avete quegli ambienti un po' piccoli, potete inserire questa specie di libreria scrivania, sempre fatta con la nostra mensolina. Tra l'altro questo tipo di scrivania io l'ho già riprodotta nello speed build, nel tutorial sulle linee guida dello stile industriale, quindi la ritrovate poi anche là. Ma andiamo a vedere. Allora, cosa facciamo? Prendiamo il nostro tavolo, ovviamente partiamo sempre dal tavolo perché ci serve per prendere appunto la misura. Ok, giriamolo, mi raccomando. Anche se questo tavolo insomma ha tutti i lati utilizzabili, però. Dopodiché, cosa facciamo? Andiamo a prenderci la mensolina, che in questo caso lasceremo piccola, ok? Non andiamo ad ingrandirla. E vi faccio vedere. Allora, posizioniamola come prima. Ok, in questo modo. Forse, no, ok, dovrebbe andare bene. 1, 2 e 3, ne prendiamo. Dopodiché andiamo a mettere altre mensole in questo modo. Quindi andiamo direttamente proprio a appoggiarle al muro così, senza spostarle. Dopodiché andiamo a rompere il muro in questo modo. Prendiamoci l'altra mensolina e portiamola, ops, a filo con l'altra in questo modo qui. Ok, in questo modo ricostruiamo il muro così. Siamo a posto, rimettiamo ovviamente la pittura. Ok, e adesso andiamo a. Io me li sono preparati qua a prendere queste assi che sono praticamente le stesse che abbiamo utilizzato per la cucina, solo che in un altro colore. Allora, prendiamole e posizioniamole in questo modo. Poi adesso vi dico una cosina. Allora, queste assi potete utilizzarle, potete, per chi non usa la tool, una volta che le avete posizionate, potete anche lasciarle così, che arrivano fino al soffitto. Invece, per chi utilizza la tool, andiamo a rimpicciolirle in questo modo, vi faccio vedere. Quindi apriamo la nostra tool, selezioniamole, prima una e poi l'altra. E vi ricordo che queste assi con la tool potete solo scalarle, non potete ruotarle, non potete fare nient'altro. Quindi, però possiamo scalarle. Andiamo a scalarle e le scaliamo di 0,68. In questo modo, vedete? Ecco qua. Le abbiamo rimpicciolite. Adesso andiamoci a prendere il computer. Prendiamo questo piccolino, lo mettiamo qua e una sedia. E ripeto, potete sempre scegliere quello che volete e quello che ovviamente avete a disposizione. Ok,
Adesso andiamo a rimpicciolire il tavolo. Come potete vedere, sono delle idee molto semplici e anche piuttosto veloci da realizzare. Volevo proprio che, insomma, potevate vedere delle cose molto semplici e anche appunto sì, veloci da realizzare. Vado a far sparire il tavolino. Ovviamente potete sempre coprirlo con un puff. Ok. E abbiamo terminato anche questa stanza. Vedete com'è semplice? Anche questa mensola, insomma, questa scrivania è terminata. Adesso direi di passare alla quarta e ultima stanza. La quarta ed ultima stanza è un bagno. Cosa faremo in questo bagno? Andiamo a inserire in questo spazio qui una mensola fatta a scaletta, le classiche, diciamo, le classiche scalette che vende anche IKEA, ok? Quelle che si mettono in bagno. Allora, come la andiamo a fare? Andiamo a prendere questi due. Ok, questi due pali che si chiamano palo per fili di luci, lo potete tranquillamente cercare qui. Come potete vedere, ve l'ho scritto anche sullo schermo, quindi tranquillamente lo potete andare a cercare, lo trovate immediatamente. Non fa parte del debug, è un palo che si trova, insomma, in uno dei pacchetti. E allora, quindi prendiamo questi. Li portiamo qui. Questa, allora, ragazzi, questa va fatta solo ed esclusivamente con la tool. Quindi io ovviamente metterò la stanza in galleria arredata e rifinita e poi metterò anche una stanzetta piccolina solo con la scala, così ve la ritrovate, ok? Così potete utilizzarla sempre quando vi va. Ok, e anche perché se non volete scaricarvi il bagno, almeno potete utilizzare insomma la scala dove volete, quando volete. Allora, cosa andiamo a fare? Andiamo innanzitutto a rimpicciolire, ops, scusate, a rimpicciolire questi due pali in questo modo, scala 0.7. Ok, e poi andiamo a ruotarli. Allora, cambiamo le assi. Ricordatevi che la tool in questo, quando dovete ruotare, va utilizzata come se fosse un vero e proprio orologio, quindi in senso orario e anti-orario. A seconda della direzione dei pali, che io ora, ok, perfetto, sì, scusate, ok, andrà in senso negativo o positivo, ok? Quindi andiamo a fare in questo caso meno 11, ok? Perfetto, in questo modo. Ok, adesso la parte con la tool diciamo che è finita. Facciamo così e adesso ci andiamo a spostare un attimino questo e andiamo a prenderci le nostre. Ops. Come vedete, ok, andiamo a prenderci le nostre mensoline, ovviamente, perché il tutorial è incentrato proprio su questo. Allora, spero che vi stia piacendo. Allora, per utilizzare le nostre mensoline, dobbiamo andare a rompere, ovviamente, il muro in questo modo e andiamo anche a rimpicciolirle. Così. Poi ci posizioniamo qui e saliamo di 5 con il tasto 9. Vedete sul lato dello schermo tutti i trucchi e i tasti da utilizzare mentre andate a buildare. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Ok. In questo modo vedete che carina. Prendiamo l'altra. La rimpiccioliamo. Ovviamente partiamo da qua per contare 5. In questo modo 1, 2, 3, 4, 5. Ok, e prendiamo l'ultima e facciamo la stessa cosa. Partiamo da qua per contare 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok,
perfetto. Andiamo a ricostruire il muro, a rimettere ovviamente il nostro rivestimento sia dentro che fuori, e la nostra scaletta è completata ed è finita. Spero insomma, vi sia piaciuto questo tutorial e spero che utilizzerete questi metodi. Io vi ricordo che le stanze le trovate tutte quante in galleria, tutte rifinite, quindi come delle vere e proprie stanze che potete utilizzare nelle vostre build, e la scaletta invece la trovate in una stanza anche a parte per chi non vuole scaricare tutta quanta la stanza, ok? Allora, ragazzi, io volevo ricordarvi, ne approfitto per ricordarvi le nostre live su Twitch ogni martedì, giovedì e domenica. Ripartiamo dal 13 settembre, ma state ovviamente sintonizzati perché sia sul nostro gruppo Facebook che sul nostro server Discord a breve, a brevissimo, anzi già da oggi, partiranno delle novità, ok? Delle novità e comunque delle nostre attività. Abbiamo programmato un pochino tutto, quindi mi raccomando, iscrivetevi al gruppo Facebook per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che faremo. Iscrivetevi anche al no entrate a far parte del nostro gruppo, del nostro server Discord, perché anche da là partiranno delle iniziative bellissime. Vi ricordo anche il mio profilo Instagram, se vi fa piacere, tanto vi lascio tutti i riferimenti e vi lascio anche il mio ID per trovarmi in galleria. Finito il tutorial, ovviamente vi lascerò a insomma, una carrellata di tutte le stanze che abbiamo fatto in questo tutorial. Quindi, ragazzi, vi ricordo che se non l'avete ancora fatto potete iscrivervi e attivare la campanella per non perdere le novità. Se avete perso i precedenti tutorial potete trovarli nelle playlist dedicate. Se questo video vi è piaciuto potete lasciare un like e un commento. Io vi saluto al prossimo tutorial. Ciao!